Mentre i magistrati antimafia di Bari lavorano all'individuazione dei mandanti, per il procuratore di Napoli, Giovanni Colangelo, contro il quale le mafie avevano organizzato un attentato, gli attestati di solidarietà da parte di istituzioni e colleghi arrivano ufficialmente anche nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati al Tribunale di Napoli. A sostegno del procuratore intervengono anche Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, e Antonello Ardituro, magistrato e membro dell'ANM. Questo gravissimo episodio sia anche il risultato di quello scompaginamento che più volte si è evidenziato, dovuto proprio all'azione estremamente efficace della Procura di Napoli nei confronti della criminalità organizzata. Questo tipo di attacco diretto non era nello stile, se posso dire così, dei criminali e camorristi di un tempo. Evidentemente sta entrando, rischia di entrare in quello dei cani sciolti, di quelli delle nuove leve che sono più vocati a mostrare i muscoli. Ma è una notizia inattesa, devo dire la verità, è ancora di più quindi preoccupante. Perché davvero siamo di fronte a un salto di qualità troppo grave, troppo significativo. Quindi io mi auguro che, passati i giorni della solidarietà diffusa manifestata da tutte le istituzioni al Procuratore della Repubblica, vengano i giorni dei fatti e quindi che ci sia un aumento anche delle risorse a disposizione degli uffici giudiziari napoletani per migliorare la sicurezza nel Palazzo di Giustizia, nel Palazzo della Procura della Repubblica e per aumentare la sicurezza anche degli altri magistrati napoletani che si occupano di camorra. Colangelo, dal canto suo, pur non commentando ufficialmente la vicenda che lo riguarda, ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni stanno esprimendo la loro solidarietà. Io ho già avuto modo, credo, di dire pubblicamente con un comunicato ANSA che io sono particolarmente grato delle espressioni di solidarietà, di vicinanza e di sostegno che mi sono pervenute da tante autorità, dagli organi ministeriali, fino a tutti i cittadini che mi hanno scritto e mi hanno rappresentato il loro sostegno. E questo è un argomento assolutamente importante, fondamentale, perché è il segno di una voglia della città di rinascere e di dare un netto cambiamento di rotta rispetto al passato. Siamo